Nel ricco nord-est, tra il Friuli e il Veneto, il Napoli cerca gli affari. Dopo aver versato 16 milioni più l'altra metà di Domizzi nelle casse dell'Udinese per Quagliarella, Marino cerca di sfruttare i buoni uffici col patron bianconero Pozzo per strappare il pezzo più pregiato della squadra friulana, Totò Di Natale. Il 32enne attaccante piace, e tanto, ma non costa tantissimo vista l'età, e la prossima scadenza del contratto renderebbe più facile il suo arrivo all'ombra del Vesuvio. Sempre lì nel Friuli c'è un altro pezzo da 90 che farebbe comodo agli azzurri, Cristian Zapata, difensore classe 86 che compirà 23 anni il 30 settembre. Forte fisicamente, veloce e affidabile, per arrivare al colombiano che piace anche alla Fiorentina e a Di Natale, il Napoli potrebbe sacrificare Santa Croce e Mannini, appetite dai bianconeri, oltre ovviamente ad un piccolo conguaglio economico. L'asse poi si sposta in Veneto, sponda Chievo. Per Pellissier l'interesse è concreto, il Napoli ha offerto 9 milioni ritenuti pochi dai veronesi. Con i clivensi però la trattativa potrebbe allargarsi, potrebbero arrivare infatti anche il difensore Mantovani, classe 84, il portiere Sorrentino, mentre in gialloblu andrebbero Aronica, Pia, Vitale in comproprietà, Amodio e Gianello. Per il reparto arretrato resta in piedi la pista che porta a Campagnaro. Per ora l'offerta della Fiorentina di circa 3,5 milioni di euro è ritenuta bassa dalla Sampdoria. Il Napoli può inserirsi e l'argentino, per bocca del suo procuratore, ha definito più che gradita la Piazza Azzurra.